Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Racing Time, il TG dei motori con la telecamera nuova. Ragazzi, che bella che è! Sono proprio contento che sia arrivata in tempo per questa puntata. Puntata, ragazzi, che doveva essere il continuo di quella di ieri, quindi due o tre, come dire, notizie e avevamo finito qua, poi se ne parlava stasera. Ma non è mai così. Non è mai così perché alla fine dei conti cosa succede? Apro le email e leggo i messaggi di questo o quell'altro contatto, apro WhatsApp e leggo che cosa sta succedendo qui. E quindi alla fine verrà fuori una puntatona come al solito. Tra l'altro, perché questa puntatona? Che cosa c'è di così importante, oltre alla telecamera nuova e alla maglietta del mio amico giapponese? È la prima volta che la metto in video tifoso della Toyota, che me ne ha, come dire, fatto omaggio. Lo saluto veramente tanto, un bacio, non oso pronunciare il tuo nome, però sai che sto parlando di te, lui è tifoso della Toyota e quindi metto volentieri questa maglietta che mi ha regalato con tanto affetto. Allora, dicevamo, che cosa succede ogni martedì? Ogni martedì a Maranello, questa tra l'altro è una foto originale. E invito chi me l'ha mandata a mandarmene altre perché, come vedete, le utilizziamo. A Maranello, ragazzi, si analizza il Gran Premio appena disputato e saltano fuori delle cose veramente interessanti che oggi in parte analizzeremo qui. E questo è uno. Però non inizieremo a parlare di Ferrari. Per quale motivo? Perché mi dite sempre che sono troppo ferrarista e ci avete pure ragione, sono troppo ferrarista. Prima o poi ci faccio pure una canzone su questa cosa qua, magari con gli Yellow Skid, quindi vedremo. Però stavo dicendo che inizieremo a parlare con altre news che arrivano da Silverstone, dalle prove che si stanno facendo in questo momento, perché ce ne sono alcune veramente interessanti. Ma prima ancora volevo iniziare la puntata riallacciandomi al messaggio di Rammas64, uno dei messaggi, uno dei commenti che ho fatto vedere ieri. Attenzione, io questo commento l'ho preso come spunto, ma non volevo e non voglio, infatti, essere frainteso, non voglio affatto polemizzare con Rammas64, che cosa rappresenta? Il ferrarista deluso, il tifoso scontento, che c'ha pure ragione. Rammas è uno dei ragazzi più gentili, iscritti da vecchia data, che ci segue praticamente ogni giorno. Quindi io non voglio essere frainteso, non volevo assolutamente polemizzare con lui, ma piuttosto partire dal suo messaggio per prendere spunto. Che cosa voglio dire? Voglio dire per l'ennesima volta, scusatemi se mi ripeto, però per me è un messaggio importante che deve arrivare. Dobbiamo vivere la delusione per 5 minuti, poi ci dobbiamo ricordare di tutte le altre cose belle che ci circondano e del fatto di essere fortunati perché siamo appassionati di uno sport molto adrenalinico che ci regala tante emozioni. E vi do un consiglio, se possibile. Non vivetelo solo da tifosi, ma fatelo da protagonisti. Qualunque sia l'età che avete, scendere in pista e divertirsi un attimino vi regalerà dei mesi di soddisfazione anche dopo aver vissuto quell'esperienza che vivo oggi, ancora tra 2 mesi, ci penso per quanto mi sono andato a divertire. Quindi, ragazzi, fatelo, ascoltate il mio consiglio. Bene, iniziamo la puntata con Daniel Ricciardo, perché come vi avevo preannunciato, lui in questo momento sta guidando in pista una Red Bull per i test Pirelli ed è per lui una giornata molto molto importante. Allora, che cosa si sta muovendo attorno a Dani Ricciardo? Perché lasciamo perdere tutte le comunicazioni, le tempeste di comunicazioni che arrivano da parte dei diretti interessati. Prima il Marco e anche Horner fanno capire che potrebbe sostituire Perez, poi fanno retromarcia e dicono no, Perez non si tocca. E allora, che cosa c'è di vero? Che cosa effettivamente potrebbe succedere da qui a brevissima e poi da qui un po' più a lungo termine? State attenti perché in Red Bull non sono stupidi e non rischiano di mettere un pilota
che è andato tanto male nell'ultimo periodo in Formula 1, al di là del tempone che potrà stampare oggi, che poi comunque non ci sono riferimenti, al di là della, come dire, di come sta andando al simulatore. No, non si può guardare solo questo, si deve guardare la gara. E allora, che si prospetta in casa Red Bull? Guardate qui, vi faccio subito vedere, perché oltre a Ricciardo in pista, per un test potremmo presto vedere Ricciardo in pista con l'Alfa Tauri. Una piccola conferma è arrivata proprio oggi da Ricciardo, che ha detto: mi tengo pronto, al posto di Nyck de Vries, al quale non si sta dando il tempo di maturare. Ragazzi, io ve l'avevo detto già l'anno scorso, De Vries è un pilota che in tutte le categorie dove ha vinto, perché ha vinto Formula 2, Mondiale di Formula E, non è mai andato forte da subito. Ci ha messo sempre un pochettino prima di emergere. Però poi quando è emerso vincendo. Ora, a Tsunoda questa possibilità di passare qualche anno lì dentro è stata data, perché che nazionalità c'ha Tsunoda? È giapponese, come la Honda che doveva a quel tempo regalare il primo titolo mondiale, o meglio, dare un motore per raggiungere il primo titolo mondiale dell'era Verstappen, che speriamo duri poco. E invece De Vries no, è olandese, un olandese già ce l'hanno in squadra, figuratevi se ne metterebbero due, quindi è possibile che da qui a brevissimo, c'è chi dice in Olanda, e sarebbe una vigliaccata pazzesca sostituire De Vries proprio prima del Gran Premio di casa, c'è chi dice addirittura in Ungheria o al massimo a Spa, appunto Ricciardo potrebbe sostituire De Vries in Alfa Tauri. E poi, se dovesse andare bene nel confronto diretto con Tsunoda, e allora per il 2024 potrebbe ambire al posto di Perez in Red Bull, e Perez essere declassato in Alfa Tauri al posto di Ricciardo, che ha preso il posto di De Vries. Questo il quadro reale di quello che sta succedendo. Poi vi volevo segnalare anche che in pista c'è anche la Williams con Albon, che sta provando le coperture, così come Ricciardo, del 2024. In questa foto ha montate le intermedie senza termocoperte. Anche per Williams, ragazzi, sarà un test importante, perché si è appena svolto un Gran Premio dove sono andati bene. Se riusciranno a usare il test con intelligenza, come ha fatto la Ferrari a Barcellona, e adesso parliamo anche di lei, allora ragazzi potranno veramente trovare anche qualcosina di più in vista di un Gran Premio non semplicissimo per loro, l'Ungheria. Qui sono andati bene. Vedremo come andranno in Ungheria, non solo con un tracciato tanto diverso a livello di disegno, di layout, ma anche con un tracciato che dovrebbe avere una temperatura veramente molto molto elevata, quindi la prima gara veramente molto calda di tutto il campionato 2023. E andiamo adesso all'analisi fatta in casa Ferrari. Allora, sono emerse due cose abbastanza interessanti che comunque sono state anche discusse qui al TG dei motori proprio dopo il Gran Premio. Due elementi molto importanti che da un lato danno speranza e dall'altro ci fanno capire quanto Ferrari debba migliorare in termini di reattività in pista. Quello che abbiamo detto ieri, alle mutate condizioni della pista, alle mutate condizioni rispetto a quello che loro si aspettano dai dati che hanno raccolto in fabbrica. Che cosa è cambiato? Ma che cosa è cambiato veramente tanto in questo Gran Premio? Perché al di là del fatto che i piloti hanno comunque non una eccessiva libertà di poterne parlare se non a caldo, se non quando sono carichi di adrenalina con il casco in testa e stanno girando in pista, ecco lì qualcosa è emersa. Ma poi il silenzio più assoluto, come logico che fosse. Perché che cosa veramente è cambiata? È cambiata una componente molto importante, ovvero gli pneumatici, che adesso hanno una spalla
più resistente, che si può tradurre in una spalla più forte, che si può tradurre probabilmente anche in una spalla più rigida. Allora, quello che è emerso dalle analisi degli errori fatti dalla Ferrari è questo. Uno, che hanno avuto problemi ad accendere i pneumatici, cioè a farli andare velocemente nella giusta finestra di temperatura. Se, e qui hanno commesso un doppio errore in pista, adesso ne parleremo. Due, altra cosa, hanno probabilmente tenuto poco conto del fatto che questi pneumatici, per la struttura che hanno, probabilmente, ecco, siamo il prendiamoci il beneficio del dubbio, dai, perché sennò poi dice: ah, ma tu chi sei? Perché parli così? Perché probabilmente, mettiamoci un probabilmente, hanno permesso degli assetti meno rigidi e a quanto abbiamo avuto modo di vedere anche questa cosa è stata confermata sia dalle parole di Leclerc che dal sorpasso subito da Russell in una curva di trazione, perché qui mettono giù quando hanno comunque la vettura soggetta a forza centrifuga, quindi un tipo di trazione molto molto particolare. Ecco, Russell è passato in pompa magna all'esterno e poi Leclerc ha confermato che avevano problemi di trazione. Ebbene, hanno adottato un assetto parecchio rigido. Perché? Perché loro dove si sono difesi? Nei curvoni veloci, che sono il grosso limite della Ferrari attuale. Però per farlo hanno bisogno di stare tanto bassi. Per stare tanto bassi e non rovinare lo skid, bello questo nome, hanno bisogno di avere un assetto molto rigido. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno irrigidito tanto, hanno esaltato la tenuta che arrivava dal fondo, hanno limitato l'ala posteriore e la main wing in modo da avere una buona velocità sul dritto e quindi non essere penalizzati da quel punto di vista, perché vi ricordo, loro non sono al massimo della cavalleria, soprattutto in gara, e quindi hanno penalizzato la trazione. Ora, questi nuovi pneumatici, ragazzi, probabilmente permetteranno, e lo vedremo in Ungheria, ne avremo conferma in Ungheria, degli assetti un pochino più morbidi dal punto di vista sospensivo. E chi ha questi problemi oggi, oltre alla Ferrari? Un team che ha tanti problemi, o almeno ha dichiarato di avere tanti problemi in termini di trazione in uscita dalle curve lente, è la McLaren, che a mio avviso, però, devo dirvi la verità, una parte di questi problemi li ha risolti, perlomeno da quanto si è visto nelle battaglie avute in pista, perché loro andavano benissimo nei curvoni veloci, però non erano penalizzati, ragazzi, da un assetto troppo rigido. Si vedeva un certo anche coricamento laterale della vettura quando, per esempio, andava a inserirsi a Cops. Lo vedevi che si appoggiava bene dal lato esterno della curva, quindi della vettura. Quindi, perché? Perché probabilmente loro, e qui ne abbiamo la prova, si sono difesi all'esterno con una gomma di due mescole più dure su una Mercedes che comunque aveva la rossa. Eppure in trazione sono tranquillamente andati via, cioè, o meglio, non sono andati via, ma hanno resistito all'attacco di Hamilton. Quindi una parte di questi problemi li hanno risolti. Vedremo, perché l'Ungheria, ragazzi, sarà un banco di prova importantissimo per McLaren, ma anche per Ferrari, perché Ferrari dovrà confermare di andare bene in determinate curve, ma di essere cresciuta anche in uscita dalle curve lente, perché vi ricordo che il layout dell'Ungheria è un layout di un circuito definito kartodromo, molto lento, con tanti punti da marcia bassa. Quindi sarà importante vedere come reagiranno queste due squadre. E poi c'è un'altra cosa, abbiamo parlato di accensione degli pneumatici. Allora, secondo me, per questi due problemi che ha avuto la Ferrari, è mancata una cosa, quel turno DFP2 che Leclerc non ha potuto disputare. Perché io sono sicuro che, avendo più informazioni che arrivano dalle FP2,
e non con una sola vettura che si deve sobbarcare il lavoro di due che poi non l'ha fatto, avremmo avuto forse un assetto un filino più morbido al posteriore. Uno. Due, non ci sarebbe stato quell'errore fatto dagli ingegneri che chiedevano a Charles Leclerc, perché su Sainz non ho dati per poterlo affermare, dopo il pit, di fare un giro in un primo giro molto lento per accendere le gomme. Queste gomme si accendevano al terzo giro, il che non è proprio il massimo della vita, perché si poteva essere già più brutali da subito, più brutali da inizio stint. Queste sono le due cose emerse dall'analisi di Maranello. Quindi dovremo un attimino vedere come potranno reagire in Ferrari e quale sarà la prestazione della McLaren, che è andata benissimo in un tipo di pista che esalta le caratteristiche aerodinamiche. Adesso dobbiamo vedere in un tipo di pista un po' alla Monte Carlo che esalta le caratteristiche meccaniche della vettura. Vedremo se i McLaren avranno fatto un salto anche da quel punto di vista. E invece, per quel che riguarda, ragazzi, gli aggiornamenti, come si sta muovendo la Ferrari? Allora, la dirigenza della Ferrari ha deciso di continuare con gli aggiornamenti. C'è la volontà di non andare incontro all'errore fatto di stoppare tutto come è successo nel 2022. Ora voi direte, ma c'è una differenza molto grande. Nel 2022 si lottava per il mondiale, adesso invece no. Non sarebbe meglio concentrarsi da quel punto di vista? Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? In Ungheria, ragazzi, arriveranno degli interventi di microaerodinamica, probabilmente un aggiustamento nella parte davanti della vettura, forse qualche altra piccola cosa. Si tornerà ad ali ad alto carico, si tornerà a B-wing ad alto carico. E poi, pare, secondo programma, poi magari lo stravolgeranno in base a quello che arriva dai risultati della pista. Un grosso pacchetto di aggiornamenti potrebbe arrivare all'incirca intorno al mese di ottobre. E voi direte: ma com'è possibile? Monza no? No, per Monza sono previste altre cose, perché per Monza sono previsti dei cavalli in più che si spera possono essere deliberati dalla sala banco prove motori e quindi avere un motore un pochino più spinto, possibilmente anche fresco, ma capace di non rompersi, e questo è uno. Invece, per quel che riguarda gli aggiornamenti del telaio, perché a ottobre? Riflettiamoci un attimo. Da qui a ottobre, che cosa si fa nel frattempo a Maranello? Si va a lavorare tanto sulla monoposto del 2024, e quindi, se si lavora tanto sulla monoposto del 2024, si va anche a testare in pista alcune cose che sono state progettate per quella vettura. E quindi a quel punto lì si vedrà direttamente in pista la bontà di determinate soluzioni che poi verranno spinte ulteriormente sulla monoposto del 2024, appunto. Beh, ragazzi, io direi di chiudere la puntata qua. In realtà in scaletta c'ho un altro bel malloppo di cose da dirvi, ma ve le dirò nel video di questa sera, perché non voglio andare troppo ad appesantire gli spettatori con video lunghi, anche se la maggior parte di voi mi dite che va benissimo anche un video di mezz'ora o di tre quarti d'ora, però io preferisco fare così perché comunque ce n'è un'altra parte che non li sopporta. Quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti, però vi parlerò di McLaren e di un aggiornamento che è veramente interessante da andare a valutare, perché un po' tutti si stanno muovendo in questa direzione. Vi parlerò della 499 della gara di Monza e vi farò vedere alcune cose. Prima di chiudere, vi voglio chiedere di appoggiare attraverso i vostri piccolini il canale di Yellow Skid, il protagonista mascherato delle nostre avventure. Ragazzi, è un progetto ambizioso perché vorrei trasmettere qualcosina, molto umilmente, quelle poche cose buone che so, ecco, le vorrei dare ai ragazzi che rappresenteranno
il nostro futuro. E lo voglio fare attraverso questo canale. Quindi, se avete bimbi piccoli a casa, nipotini, quello che vi pare, ecco, andate nel link che vi metterò oggi in descrizione e cliccandoci su potrete assistere alle avventure di Yellow Skid. Per il momento è tutto, vi mando un bacio, vi rimando al secondo appuntamento di oggi con il TG dei motori, ci sarà ancora tanta tecnica e ancora tanta passione, anche vestita di rosso con la 499, di cui discutere. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commento e likeino, come dice Daniele. Ciao!